Mercedes Zenger è la bellissima figlia della più nota Eva, che in questi giorni sta facendo molto parlare. L'attrice ha infatti rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui ha rivelato dei retroscena inediti e pesantissimi legati alla relazione della figlia e Luca Speracchi, che molti ricordano sul trono di Uomini e Donne. Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube, ha dichiarato Eva Enger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, che aveva anticipato lo scoop sul suo profilo Instagram. Due mesi fa è successa una cosa gravissima, ha continuato Eva, mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. Non voglio aggiungere altro, ho chiesto spiegazioni a Lucas e lui ha scaricato la colpa su Mercedes. Quando però ho scoperto che mentiva, l'ho rimproverato dicendogli che forse i suoi genitori hanno ragione quando dicono che deve crescere. Magari l'avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso, ha continuato Eva, preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco l'amore e capisco anche una dipendenza se. È da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano. La replica di Mercedes e Lucas non è ancora arrivata, nonostante l'appello di mamma Eva perché tornino a parlarsi. La modella 28enne, che abbiamo conosciuto meglio all'Isola dei Famosi, continua a godersi le ultime giornate di sole anche se l'autunno è già iniziato. E continua a pubblicare scatti ottimi dalla Sardegna sul suo profilo Instagram, dove spesso delizia i suoi tanti fan con foto che mettono in risalto il suo fisico da urlo. L'ultima, poi. Ha davvero fatto boom di like e di commenti, quanti di voi vanno regolarmente in palestra, scrive Mercedes Zenger nella didascalia che accompagna il suo ultimo, super sensuale, scatto, realizzato da Peracchi. Mercedes posa di profilo, ha i capelli raccolti in una coda di cavallo e indossa un bikini rosa, ma tutti fissi sulle sue curve provocanti, seno e lato B. Spettacolo, meravigliosa, che donna, così però non si vede il mare. Bella, un incanto, si legge tra i tantissimi messaggi.